è andata così, va bene, l'importante è che ci siano queste testimonianze. E quindi voi vedete, prima dell'ultima relazione, che abbiamo grandi studi randomizzati, grandi realtà internazionali, grandi paesi che si muovono, per cui anche i colleghi, magari lucani o pugliesi, che non conoscono queste cose, farebbero bene un attimo a informarsi e dare le possibilità ai pazienti anche della nostra, di queste bellissime terre, di poter essere seguiti in questa maniera. Bene, adesso vediamo l'ultima presentazione del professor Zatz, il quale non parla da medico, perché lui è un biofisico, un matematico, quindi certe cose non le inquadra come facciamo noi con la biologia e con la medicina, ma con un razionale particolare, con delle formule matematiche che qui non esprime, ma che fanno parte del suo ragionamento. Lui è anche il referente scientifico della Oncoterm, che è una grande ditta che ha circa 500 centri nel mondo che fanno questi trattamenti, e ogni giorno si fanno a qualche centinaia di migliaia di trattamenti, circa 30 milioni all'anno di trattamenti, quindi anche questa magnitudine ti fa dire che sì, insomma, noi continuiamo a dire che l'ipertermia è sperimentale, ma insomma quando si fanno 30 milioni al giorno di trattamenti, forse, cioè, insomma, sono cifre enormi, va bene. Good afternoon for everybody. My today's talk will be called What is Oncological Hyperthermia? And I would like to show a new paradigm, which is a modulated electrohyperthermia, which shows a new way for treating tumors proven preclinically and clinically as well in many. My outline is really a simple one. I would like to speak about the challenging story, the change of paradigm, technical solution, and validations, clinical and market, which are of course very important. Let me start with the challenging story. So challenging oncology is really a very huge one. When the doctor would like to decide about the protocol A or protocol B, always has a large question ahead. The question comes like the malignancy isn't local, it starts locally, manifested locally, but develops systemically. So many times it looks like a windmill fight, and the problem is that the primary task is to destroy the tumor effectively, the primary tumor, which is manifested on the different imaging systems. But of course, the point for the survival time is the invasion, dissemination, and metastasis has to be somehow eliminated. So it means that the measure then destroys the tumor effectively, that is a local control, but in the other part of the systemic disease, the survival time and quality of life has to be on the measurement. So when we see the life symmetry of the human being, then of course it only looks like a symmetry because we are different, patients are different. Praticamente lui che cosa ha detto? Ha detto, allora, qui vedete il medico protocollo A e protocollo B, dice, i medici, la medicina ti dice questo o quello, non è facile scegliere. E molte volte scegli A o scegli B e tu hai come la battaglia di Don Chisciotte contro il mulino a vento. Sotto ti fa vedere che c'è un tumore primitivo che si dissemina nel vasellino, praticamente fa vedere che c'è la diffusione e ci sono metastasi che si formano a distanza. E poi ti dice che il tumore primitivo dà l'invasione nei vasi e dà poi le metastasi. E quindi quello che si deve fare è il controllo locale, che serve per distruggere il tumore e per aumentare la sopravvivenza e la qualità di vita, devi trovare dei trattamenti che blocchino la disseminazione e controllino le metastasi. Come fare? Dice, l'essere umano è diverso, si vedono le figurine di uomini piccoli, uomini grandi, non sono come l'uomo perfetto di Leonardo, e quindi come fare ad adattare questi trattamenti alle persone e alla loro diversità? Uniquely the treatment for every person. My second topic is the change of paradigm. So what's wrong? That's the question. And I would like to show it in a very simple example. When you make an overflow of the water, you cannot stop it by one finger because the
water flows away. So it means that you have to stop the process itself. So we must control the process and not only its manifestation. So it's the same similar in the tumor. We must not treat the tumor alone, we must treat the patient in complexity. Fa questo esempio in cui si vede che la brocca d'acqua riempie il bicchiere fino all'orlo, poi comincia a fuoriuscire. Allora lui ti dice: non puoi mettere un dito per bloccare la fuoriuscita, ma tu devi controllare il fenomeno, cioè devi impedire che la brocca continui a versare. Quindi noi dobbiamo trattare la complessità del paziente, non quello che vediamo semplicemente il rivolo d'acqua che ne esce. So the new paradigm is from tumor-oriented hypothermia. We have to go to the patient-oriented hypothermia, which has a very special questions. Instead of the destroy of the tumor, we need a homeostatic immunoregulation. High temperature in the tumor mass is not the request. The request is the selective heating of the tumor cells. Large energy to heat the anti-tumor, not needed. Needed energy for the malignant cells, selectively. And the tumor size reduction rate is important, but more important, the quality of life and survival. In questa precedente ha fatto vedere che il paradigma cambia, perché tu non devi distruggere il tumore, ma devi far sì che questo si spenga, non si attiva, e fa vedere tutte quelle che sono, secondo diciamo, le moderne strade, la gestione del tumore stesso. Quindi da un approccio in cui tu pensavi eradicare, distruggere, eccetera, a un approccio in cui tu fai regredire il tumore, ma dai, induce all'organismo anche la possibilità di reagire allo stesso con una risposta immunitaria, quindi personalizzare il trattamento, far sì che le cellule tumorali regrediscono e crescano le capacità di risposta dell'individuo. How to do it? What is the technical solution? So the old hypothermia has a radio frequency microwave generator, and this generator is independent from the patient. So it means that the source and the target are independently done, and you have to do a planning before that, supposing what is the tumor and what is the patient, and then making by the planning the adaptation. When you have an enlargement of this one, then you can see that the energy goes from outside to into the tumor, and the tumor cancer cells are heated up with the total mass of the tumor, so it's a homogeneic heating twice. Qui ti fa vedere come funzionano le macchine da ipertermia storiche, quella anche che è stata messa in pompa magna in ottobre a Roma, all'università, al polo biomedico, in radioterapia. Sono una BSD, una macchina importante, ma la quale ha questa forma di generatore, praticamente ha una generazione o per conduzione, per cui da un applicatore esterno viene irradiato tutto il paziente, quindi l'energia riscalda tutto il tessuto dove è situato il tumore, tutte le cellule neoplastiche. E questa macchina necessita di un particolare sistema di raffreddamento, perché può dare ustioni o danni, insomma, più marcati di quelli che vediamo noi, sulla cute del paziente. Questo era il vecchio metodo. The new paradigm is different. In this one the patient is inside a circuit, so it's a part of the circuit, it's an electric part, the full patient. And then we have such a facility that focusing for the tumor cells, which I will show later how to do. And this means that in the magnification, we can see that we heat up the tumor cells, and the tumor cells heat up the full tumors, and not such light like this one. So it's a selective and heterogenic heating. Everybody knows that the tumor is very heterogenic. Praticamente qui ti fa vedere come le nuove macchine di ipertermia della Oncoterm fanno sì che il distretto corporeo dove c'è il tumore sia compreso nel circuito elettrico di radiofrequenza, perché praticamente dal water bowl di sopra
la radiazione passa attraverso il paziente nell'antenna che è sotto il paziente stesso, e quindi c'è una specie di condensazione, cioè quella parte del corpo è come un condensatore elettrico, non avviene il fenomeno di riscaldamento, che non è come nella precedente maniera dal tessuto alle cellule neoplastiche, ma che è direttamente sulle cellule neoplastiche, le quali ricevono in maniera elettiva l'energia di riscaldamento e la diffondono ai tessuti circostanti. E questo vuol dire che la differenza termica, la differenza del danno è superiore nelle cellule neoplastiche rispetto a quelle sane, che sono meno colpite dall'energia e dal calore. How we are doing? So I will show for you the steps which we have to do, and then we have to choose that where is the tumor and how to use it. So of course the first is the image selection, ultrasound, CT, MRI, PET, and so on, imaging pathology, biopsy or something, approve that the tumor is there. Then find the tumor, which is the first electric approach. We are using the Warburg effect, which is that one that we have very high metabolic rate of the cells in division, and this even higher because of the fermentative mode of the ATP production, and the high glucose intake makes the high extracellular conductivity, so that the microenvironment is. Qui ti dice che per curare un tumore devi prima individuarlo bene, vedete, no? Immagini in patologi, devi studiarlo bene, vederlo bene con la PET, con la biopsia, eccetera. Il secondo gradino è quello di selezionare, macro selection, il tumore. Come fai a selezionare un tumore? Perché le cellule tumorali hanno il cosiddetto effetto Warburg, cioè hanno una glicolisi, cioè consumano molto glicogeno, molto glucosio, hanno un metabolismo più attivo, e questo lo differenzia dalle cellule normali che ne consumano meno. Quindi se tu agisci su quella diversità fra le cellule cattive e le cellule buone, puoi selezionare, puoi far sì che le colpisci meglio. Infatti una alta attività metabolica, un alto high glucose intake vuol dire un'altra conducitività, cioè sono più conduttive, captano di più la radiofrequenza delle cellule neoplastiche. Quindi è la differenza fondamentale che ti dice: queste le faccio fuori e le altre sane, le risparmio. It's very well conductive, and then the current will go on the direction where the conductivity allows better. The next is find the cells, which based on that one that the malignant cells have cellular autonomy, and this autonomy done by the broken connection and the disordered extracellular electrolytes, or again the microenvironment, will choose that one, will have a facility to choose the radio frequency in the malignant cells which are out of the network. So these are the selection steps. And when we have selected the cells, then we have the next point, which is the triggering of the signal on the membrane rafts selected. The rafts selected because the rafts are different than the isolating membrane. So this selection is, we call it beta delta dispersion, which was first established by Sven, and a dipole excitation excites the structure. And then at the end, qui ti dice, per esempio, vedete la cellulina, la microselection, praticamente la cellula neoplastica tende ad avere meno rapporti con le sue vicine, ha dei legami intracellulari più ridotti, si distaccano, danno metastasi, hanno una carica elettrica diversa, questo fa sì che ci sia una microselezione e permette che il fascio, vedete quelle righe rosse, di radiofrequenza la attraversa, la avvolga e danneggi la membrana cellulare portandola a apoptosi. Nella energy absorption steps, lo vedete nella figurina rosa, voi vedete che praticamente quella specie di piccolo fulmine va a colpire, che è la radiofrequenza, va a colpire quella specie di piccola macchia rossa, che sono dei
dei raft di membrana, cioè sono come degli ammassi lipidici che costituiscono la parete cellulare. Il danneggiamento è quello, si apre la cellula, c'è uno scambio elettrolitico fra interno e esterno che non è più conservato, la cellula muore. Nell'ultimo step, dove si vede l'omino che spinge il bambino sull'altalena, ti dice che se tu lo spingi nello stesso senso il bambino va, se mentre il bambino viene indietro fai un'azione contraria, il meccanismo si blocca. Quindi bisogna cercare di recuperare la fisiologia della normalità di quel tessuto. E lui la chiama modulazione fractale, cioè tutti i punti della malattia sono trattati in maniera omogenea per ottenere il risultato. That one that the malignant cells have cellular autonomy, and this autonomy done by the broken connection and the disordered extracellular electrolytes, so again the microenvironment will choose that one, will have a facility to choose the radio frequency in the malignant cells which are out of the network. So these are the selection steps, and when we have selected the cells, then we have the next point, which is the triggering of the signal. Questo è molto interessante, è la autovaccinazione, la vaccinazione che l'ipertermia, oncotermia, come la chiama lui, induce in un tumore. Qui il professor Zaff ci fa vedere come CAR-T, che è la più moderna, la più costosa terapia immunitaria, un trattamento di $1 milione, può essere assolutamente mimata con un trattamento ipertermico. E fa vedere il paragone fra le due cose, questo è molto interessante. Then this allows a so-called tumor vaccination, which is a total systemic effect. We know it from the modern immune therapies for the tumor, the so-called CAR-T therapy, which CAR-T therapy has six steps, and the six steps starts with the sample, and then this is the clinical part, and then laboratory part we enhance the immune facilities, mainly the T cells, and then it goes back to the patient, and we are expecting that the new T cells which are laboratory made will be selected for the tumor and will kill the tumor cells. Oncothermia very similar to this one, but have no such clinical and lab part. It makes an in situ development of the CD8 killer T cells, developing a tumor-specific immune mobilization and the curative effect on far metastases. So the in situ real-time action without laboratory preparation is. Praticamente qui ti dice che il CAR-T è, vedete, punto 1, 2, 3, 4, cioè c'è una parte sull'uomo, viene fatto il prelievo, vedete c'è la sacchettina di sangue, poi va in laboratorio, laboratory part, dove queste cellule linfocitarie, linfociti T, vengono ingegnerizzati, caricati di messaggi, poi fatti crescere, espandere in vitro in laboratorio e poi rimessi nel paziente, qui attaccano il tumore. L'oncotermia invece, la terapia ipertermica, ti fa vedere che la fase 1 e 6 arriva direttamente dall'1 alla 6, arriva direttamente nel paziente per azione della ipertermia che induce come un'autovaccinazione. Questa formula non è che la dica io, la dice lui, la dice quell'altro, è stata abbreviata, tumor vaccination, da tutti gli enti internazionali europei e americani. Cioè, questo vuol dire che ha una scientificità che è molto significativa. Magari è con poco conosciuta, ma quando hai tutti gli enti europei, saranno una trentina gli enti europei, occidentali e quelli americani. Laboratory preparation is used and patented like the tumor vaccination internationally, Europe and United States as well. I show very quickly a preclinical application first. That is a mice with two tumors. One is non-treated, the other one is treated, and we have measured what is happening. So the non-treated
is measured also on the same daylight treated. So we apply the modulated electro hypothermia, and then we induce immunogenic cell deaths, which we can measure, the color reticulin ETV signal, the extracellular ATP5 signal, the HMGB1 danger signal, and HF protein 70, HSP70 info signal. So these are giving genetic information about the cell, which are immunogenically, apoptotically killed, so not necrotically, not drastically killed in the system. Then we had the maturation of DC cells with a general immune stimulation. Praticamente ti dice che queste cose sono state provate su topi in laboratorio e si è visto che l'oncotermia induce una serie di reazioni cellulari con i segnali CRT, che vuol dire mangiami, ATP, che vuol dire trovami, una serie di messaggi cellulari che fanno sì che la cellula neoplastica sia riconosciuta. E il risultato è che con l'ipertermia fatta solo in una zampa, tu tratti anche il tumore che è dall'altra parte. Perché? Perché hai messo in azione tutti questi meccanismi. The immune stimulator prepares the DC cells for antigen presenting, so maturated, and the maturated DC cells can produce CD8 plus T cells, priming immune specific CD8 T cells. So it means that could be then act systemically the cytotoxic targeting of the tumor everywhere in the body. So the whole results are showing this one very well. It's a late apoptotic signal. You can see that in the right tumor which was treated and in the non-treated one, you have the same large effect compared to the control. The color reticulin also the same large effect compared to the control, significant both, and then HMGB1 also had a negative area of HMGB1 in both tumors. So let us see the clinical validation, because of course the research in the lab is very good, in vitro, in vivo, both are very good, but the clinical best. Sensitive head and neck treatment shows very large tumor inside of the sinus, and then it blocks the vision of the patient. But after 6 sessions of oncotermia therapy, the vision is again back, and it's a complete removal of ophthalmology. Investigator Professor Herzog in NIDA had shown other tonsillar carcinoma on the head and neck. You see that very large expression of the tumor on the neck, and then after the treatment, 8 session, it's gone, and 1 year later you cannot see it. Sì, queste sono neoplasie, come ha detto anche stamattina, della testa a collo, che hanno delle ottime risposte. Cioè, probabilmente questo signore ha avuto una regressione del tumore con sola ipertermia, tale da ridurre la compressione che aveva e la possibilità di riaprire di nuovo l'occhio. Sotto c'è questa grande adenopatia che comunica internamente con la tonsilla, che regredisce dopo ipertermia e dopo un anno rimane valida, ma l'abbiamo detto oggi che i tumori della testa e del collo rispondono bene a questo trattamento. The next is the brain metastasis from breast cancer. You see that this lady who has the metastasis into the brain has a horrible brain distortion by the metastasis, and then was applied oncotermia like monotherapy, and 3 months later it was a very good partial remission, and the patient survival and quality of life both very. Next is the esophagus carcinoma. You see that the esophagus is totally blocked,
despite of that one, that it was a surgery, it was multiple chemotherapy, it was radiotherapy 50Ga, but were not successful, and then no any other possibility was applied, only oncothermia. Oncothermia is monotherapy, 6 times and 12 times, you see that really a good results. We have good complete remission or partial or complete remission, and free food passage and extreme improvement. Sì, quel caso lì, l'ultimo che avete visto, è un esofago operato, trattato, e sull'anastomosi che ha fatto il chirurgo ricresce il tumore. Il paziente non mangia più, non risponde più alla terapia, alla radio che ha già fatto, fa last ditch, cioè ultima spiaggia, il trattamento ipertermico, e ha un risultato di disocclusione. Poi lui non è un medico, dice non so se la remissione completa o parziale, ma insomma si riapre, questo qui ha una palliazione molto importante, significativa. Tumori del polmone. Non-small cell lung cancer case also shows a very, very large cancerous area. You see that this is a pre-status measured by MRI, and this is a 1 month later when oncothermia was applied together with radiation. So in that you see the very large area of the tumor, and 6 months later of the treatment is a very good partial remission have been. The abscopal effect, so it means that the systemic effect is also observed. It's a recurrent refractive progressive ovarian cancer, and you can see that it's really a lot of metastases are all over the body, and then it's treated with oncothermia, then ovarian cancer is vanished and destroyed, and then the metastases are also is on the heart and the kidneys, so it's not metastasis. Invasive adenocarcinoma of ovary also, you see again ovary and metastasis everywhere, and after the treatment a good partial remission was seen with the modulator electro hypothermia. Sì, questo qui sono metastasi di tumore ovarico che vedete ricrescono completamente, soprattutto il colpo d'occhio è enorme qui dove si spegne l'attività beta della malattia, cioè vuol dire che la malattia si ferma completamente. Triple negative breast cancer stage 4, also a lot of metastases from breast. After therapy the metastases disappeared and only the kidneys can be seen. Metastatic non-small cell lung cancer, metastasis in sentinel sort of lymph nodes and distant lymph nodes as well. You see a lot of metastasis everywhere and the primary tumor here. And then after the 1 month after the treatment, which was used tumor stimulator GM-CSF, the primary became much less and the metastasis disappeared. Then we have to go Dunque, siamo alla fine. Questo qui è molto interessante perché riguarda il glioblastoma multiforme, un tumore peggiore che l'essere umano può avere. Qui in maniera matematica, vi ripeto, non è un medico, eccetera, lui dice io prendo gli studi di pazienti in Canada, in Europa, in Germania, in Italia, eccetera, che hanno fatto l'ipertermia sull'encefalo dopo l'intervento, dopo la radio e dopo la temozolamide, che sono i trattamenti standard che si fanno, e li comparo, dice lui, con la linea verde che vedete, questa qui che scende, questa qui, che è la linea delle SER, che sono i database americani. I database americani dicono tutti quelli che hanno avuto questa patologia sono vissuti tanto tempo, tutti quelli che hanno avuto questa malattia hanno fatto così, perché loro registrano tutto. E allora lui cosa fa? Compara quello che succede negli Stati Uniti, grande paese, con le difficoltà che ha, eccetera, eccetera, con studi fatti su tanti pazienti e dice guardate un po' quello che succede.
however, time measurements, which are a very important one. So in Canada, they have measured 35 patients in single arm study compared to the United States best database, that they reached a very, very large difference in survival, much better survival in glioblastoma multiform than expected. But it's a single arm study, so it means that we have compared it with other single arm studies. So this one is from Hungary, 28 patients. This one is from Germany, 126 patients. This one is again from Germany, 19 patients. This is from Italy, 24 patients. And again from Germany, 140 patients. So it means that these branches are much higher in survival than the American database. If you compare the median survival, then you can see the median in SEER data and the median in Oncotemia data has about 3 times larger value. So it means that the modulated electrohypothermia is significantly better than the average expected. And this significance is can be shown with this many measurements of survival time. Praticamente dice, questi europei hanno fatto degli studi e con caratteristiche diverse hanno ottenuto gli stessi risultati presso poco. Gli americani invece che non fanno ipertermia fanno altre cose, hanno una sopravvivenza molto più bassa. Dice, la sopravvivenza mediana degli europei e di chi ha fatto questo studio è di 2 anni, quella americana è di 6 mesi. Vediamo se riesco a farlo partire. We choose now the largest numbers of glioblastoma from the previous slide, and then we compare it with the Temodal, which Temodal is the best glioblastoma chemotherapy. You can see that Temodal plus radiotherapy or radiotherapy alone has much better results than Temodal together than without, but less than the oncothermia has itself. So the median can be compared, and then you can see that the modulated electrohypothermia. Let me continue with the advanced inoperable pancreas, so it means that really very, very serious cases. You see that from Canada, 25 patients shows in single arm study that they are very different from the database, United States database, and which is very interesting that the historical control from Hungary is also similar to the database, so it means that without oncothermia the results are very similar in inoperable pancreas. But in the cases of oncothermia, a Hungarian study is 73 patients are very, very similar than the Canadian. Another Hungarian one, not very similar, but the median survival is very similar to this one. In a German one for 42, it's a little bit worse, and the other German one with 34 patients, again, different, but the median survival is very similar. So it means that compared to median survivors, you can see that about double the median of the SER and the modulated electrohypothermia is a significant difference between the historical control and the active arms. This is a very me lo spiego velocemente, le SER sono quelle americane e le Eurocare sono quelle europee. Pazienti che con tumore pancreatico avanzato a un anno di distanza, negli Stati Uniti sono il 16%, in Europa il 14%, chi invece ha fatto
l'ipertermia va dal 50 al 33%, quindi in ogni modo due o tre volte quello che si ottiene normalmente nei nostri paesi, nei pazienti che non fanno la oncologia. Important point of comparison, because we compare 1 year survival in percentages, and these are the patient numbers which are involved in the different study, or these are the hospitals where the study was made, and then you can see that the United States database and the Eurocare, it's a European database, has much less first-year survival percentage than the percentages which is oncotermia. The average in the databases is 15.6%, while the average of oncotermia is 45.3%, each enhancement is about three times larger enhancement, which means that the first-year survival is much more patient has first-year survival than. This is an important study as a phase 3 cervix trial, having a large number of patients, and was published in the last year. Radiotherapy and chemotherapy together was applied with and without oncotermia. So this is the group with oncotermia, and this one is without oncotermia. The CMR is a complete metabolic remission, partial metabolic remission, at the stable metabolic disease and progressive metabolic disease. You can see that the 6 months response, the complete metabolic remission is much larger than with oncotermia than without, and the factor of significance is very, very convincing. The same with the survival time, again very convincing significance, 3 year disease-free survival without oncotermia and with oncotermia. Both the local control and survival are improved in these measurements, and very important that the systemic effect also measured. The abscopal effect was seen, so this is the radio chemotherapy without oncotermia. We are expecting from the chemotherapy that this is systemic, so it means that it's ex-systemically on the tumor about 40% or less a little bit than 40, and in the extrapyramid nodes less than 10, and in the tumor pelvic and extrapyramid nodes less than 5. But then we are applying oncotermia, so additional to this one, then of course it's significantly higher everywhere. So it means the abscopal effect, which was expecting for chemotherapy, is done by oncotermia. So we think that it's really a good phase 3 trial of the abscopal effect in the literature. Questa è la centrifuga diapositiva, praticamente. Then let me go to the market validation. Praticamente ha detto che questo studio della Kerry Minar, premiato in Europa alla Società Europea di Radioterapia, con 300 verso 300 pazienti trattati, cioè della cervice uterina avanzata, ha più guariti, più sopravvivenza, più effetto sullo spegnimento dell'attività alla PET con la oncotermia. Inoltre, parlava di abscopal effect, con la chemioterapia tu hai l'attività locale, quando invece fa anche la ipertermia, il paziente ha risposte anche lontane da dove viene applicato, quindi un effetto curativo in più. Premio europeo, assolutamente. Cosa ho fatto? Ecco, niente, vado l'ultimo, sta andando, faccio partire? Sì, bisogna far ripartire. Allora, tala che è positiva corrente. Ecco qua. Then, let me go to the market validation. The market shows oncotermia worldwide. It means that a lot of countries
we have who applies oncothermia. The blue countries are effectively using, the green countries are approaching presently, so not yet using, but we are in good discussions about it. The talking numbers about oncothermia worldwide, the first that we have more than 500 devices in 34 countries and 5 continents, so including Australia as well. We have 17 distributors and more than 400,000 treatments per year, which is a very large number. We have about 150 outsourcing subcontractors for productions. The production is made by a large network. We have 37 university connections in 12 countries, which is shown here by this hat, university hat, graduation hat. Then we have 12 books and chapters, much more than 100 academic publications, and cumulative impact factor is more than 450. The Q numbers of the journals where it was published, Q1 is 39, this is the largest one. So I think that it's an interesting one because this book, the last one, was published in this year. The approvals and certifications are also very important. The company has ISO 9001 and ISO 13485, and this is a special medical one, and the device has seen certification in EU countries. These are the certifications. Of course, we have a lot of certifications in different other countries, like, for example, so this one. In different countries, we have different approvals. And the newest combined certificates, about the production, this one, about the product, this one, and this is a NDSRP, which is the FDA compatible approval for some countries. Thank you very much for your kind attention. Ecco, abbiamo visto questo scienziato, questo gentiluomo ci ha spiegato tante cose, alla fine ha fatto vedere che nel mondo ci sono 500 sedi che fanno la ipertermia, l'oncotermia con la sua macchina, la macchina logicamente alla fine tira le fila per la sua macchina, la Oncoterm, fa vedere i vantaggi, fa vedere, dice l'università, che sono 17 università nel mondo coinvolte, libri, pubblicazioni e tutte le certificazioni europee e mondiali disponibili. Quindi, a fronte di questa massa dei dati, qualcheduno dovrebbe leggerli, dovrebbe anche rendersi conto di quello che parliamo, perché io non posso dire la Divina Commedia non esiste perché non l'ho letta.